organizzare il panel per la classifica panettoni di dissapore è una cosa parecchio complessa. La prima cosa in assoluto che facciamo è un lavoro a monte, quindi di selezione dei prodotti che poi entreranno all'interno del panel vero e proprio. Quindi selezioniamo i prodotti, contattiamo i lievitisti e quindi inizia il lavoro di logistica, che è un'altra parte abbastanza complessa dell'organizzazione di questa macchina. Durante questo momento, quindi durante la logistica, il mio lavoro, che è quello di organizzare proprio il panel, quindi di guidare i redattori di Dissapore, quindi quelli che poi sono i panelisti, inizio a raccogliere io stessa, no, i nomi di chi poi sarà presente durante l'assaggio, e quindi inizio a farmi un'idea di come strutturare il piano d'assaggio. Per la classifica panettoni, quest'anno abbiamo fatto anche i pandori, ovviamente ci sono poi le schede di assaggio che utilizzeremo, quindi sempre di concerto con la redazione, quindi con i panelisti, abbiamo stilato due schede, quindi panettoni, pandoro, che contengono quelli che poi saranno i descrittori, gli attributi sensoriali che ci servono per valutare poi i prodotti che avremo in assaggio. Quindi viene redatta una scheda. La scheda è una scheda che dà in alcuni casi una definizione della qualità. Vi faccio un esempio: il descrittore alveolatura, che è, voglio dire, uno dei descrittori più importanti, no? Se andiamo a parlare di un lievitato, di un grande lievitato, è un descrittore abbastanza complesso da valutare, quindi in quel caso si valuta la qualità dell'attributo. Quindi, che ne so, è in un panettone, quanto è sviluppato l'alveolo, se è più o meno omogeneo all'interno, no, della sezione del lievitato che si prende in esame, cose di questo tipo. Altri invece sono quantitativi, per cui ad esempio il descrittore dolcezza è un descrittore quantitativo, per cui il singolo assaggiatore, quindi il singolo panelista, dà un attributo, quindi dà un valore in base a quanto lo sente dolce, quanto lo sente acido, quanto lo sente eventualmente amaro, per cui è una scheda abbastanza complessa, abbastanza ricca di dettagli, che ci sono poi utili perché quelli ci diranno chi sarà il panettone più buono, chi sarà il pandoro più buono. Abbiamo i nostri prodotti, ho definito il piano d'assaggio. Nel definire il piano d'assaggio, il giorno, quindi nei due giorni, in questo caso quest'anno abbiamo fatto due giorni di assaggio perché i campioni che sono arrivati erano parecchi, quindi abbiamo circa una settantina di panettoni e circa una quarantina di pandori. Proprio per questo abbiamo dovuto splittare il test in due giorni. Anonimizzo i campioni, per cui il prerequisito essenziale per riuscire a fare qualcosa che sia il più scevro da pregiudizi, simpatie e quant'altro possibile è quello di assaggiare i campioni alla cieca, per cui i redattori di Dissapore che sono inseriti, insomma, che assaggiano i miei panelisti, non conoscono l'ordine d'assaggio, non conoscono il campione che hanno sotto il naso, quindi non sanno nulla di quello che assaggeranno, solo io li conosco. Quindi imposto un piano d'assaggio. La prima cosa che si fa prima di assaggiare è quella che si chiama fase di taratura, lo dice la parola stessa, per cui è un momento in cui si utilizza un campione di taratura, si prende confidenza con la scheda, si prende confidenza con i descrittori, quindi tutti sappiamo che cosa vuol dire quella parola, quel descrittore, come valutarlo, e ci si tara letteralmente, per cui si trova una, come dire, un valore che sia condiviso dal panel. E poi si inizia. Poi c'è il lavoro che viene dopo, per cui io raccoglierò le schede di tutti i redattori e lì ci penserà un po' la matematica, quindi unirò le valutazioni di tutti e in base proprio ai numeri, quindi saranno quelli che ci dicono chi poi salirà sul podio, andiamo a stilare una classifica.